Salve a tutti. Prosegue il monitoraggio di Ipsos sulle tendenze in atto nella società, nella politica e nei mercati a seguito dell'emergenza coronavirus. Io sono Andrea Scavo, ricercatore di Ipsos Public Affairs, e oggi vi presento un framework per approfondire il tema in specifico del rapporto tra cittadini e istituzioni. Un approccio che si basa sull'individuazione di alcune fratture, alcune cosiddette cleavages, che si stanno delineando in queste settimane, in questi mesi, appunto sul tema del rapporto tra cittadini e istituzioni. Vediamo quali sono, ma partiamo innanzitutto dallo scenario. Cosa è successo in questi mesi di lockdown, in questi mesi in cui stiamo fronteggiando l'emergenza, nell'ambito del dibattito politico? Sappiamo innanzitutto che la fiducia nel governo nazionale cresce, cresce nel Premier, cresce nel governo nel suo insieme. Si mantiene molto alta anche la fiducia verso le istituzioni sanitarie, le strutture mediche, il personale medico, anche verso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se nelle prime settimane qualche tendenza negativa l'abbiamo registrata. Non possiamo dire altrettanto invece la fiducia verso i leader internazionali, soprattutto all'interno del mondo occidentale. La scarsa cooperazione che si è dimostrata in Europa e l'approccio un po' particolare tenuto dall'amministrazione Trump negli Stati Uniti fanno sì che il livello di fiducia, la stima nella capacità di questi governi di gestire l'emergenza sia piuttosto bassa, tra il 14% nel caso del governo britannico, il 39% per quello tedesco. Nel caso invece della Cina, la solidarietà, come dire, paga, perché appunto la manifestazione di solidarietà che ha mostrato il governo cinese ha spinto oltre il 60% la fiducia degli italiani verso la prima metà di marzo. Per quanto riguarda invece il consenso verso le misure che il governo ha adottato, possiamo dire in estrema sintesi che gli italiani le hanno ritenute efficaci. È un trend che è stato sempre abbastanza stabile dopo le prime settimane di perplessità, un primo momento di perplessità, il consenso si è sempre mantenuto al di sopra del 60%. Questo vale per il governo nazionale, vale anche per le misure adottate dai governi regionali. Ci sono chiaramente delle differenze, i livelli più bassi sono toccati appunto dalla Lombardia, ma mentre invece Campania e Veneto svettano. Diciamo che però in generale gli italiani hanno approvato, hanno accettato, hanno mostrato consenso verso le misure adottate dal governo. Non sono state attribuite delle colpe, anche per il fatto che l'Italia sia stata colpita in maniera così forte e per prima rispetto ad altri paesi. La politica, nel senso più stretto del termine, abbiamo detto che governo e premier godono di fiducia crescente, una fiducia che ha riguardato anche i leader delle forze di maggioranza, soprattutto il Movimento 5 Stelle e il leader Di Maio. E nei primi tempi, nelle prime settimane, si era instaurato una sorta di clima di concordia e di cooperazione anche con le forze di opposizione e gli italiani l'avevano apprezzato. Da quando sono tornate un po' le polemiche, gli scontri, le forze di opposizione non ne stanno uscendo benissimo, soprattutto la Lega che vede un calo abbastanza costante in queste settimane, che la tenuta di Fratelli d'Italia diciamo, non sta riuscendo a compensare. Per quanto riguarda invece il governo, diciamo anche che non è tutto rose e fiori, ci sono state delle critiche all'inizio sulla tempistica delle misure e soprattutto lungo tutta la prima fase c'è stata una critica all'approccio comunicativo del Premier e anche di altri esponenti. In pratica gli italiani lo hanno accusato di essere poco chiaro nel comunicare le misure restrittive approvate con i vari decreti. Comunque nulla a che vedere con la catastrofe che ha riguardato le istituzioni europee, soprattutto nelle settimane in cui si parlava delle misure economiche, il MES o altre potenziali iniziative, la scarsa cooperazione, lo scarso approccio cooperativo ha portato gli italiani a giudizi molto critici, soprattutto verso la BCE e la Commissione, con giudizi negativi che hanno superato addirittura i 2/3. Passiamo invece ad individuare appunto queste fratture specifiche che abbiamo individuato, che abbiamo sondato nelle nostre ricerche in questi mesi. Sono fratture che caratterizzano la società, il dibattito italiano e crediamo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi possano diventare dei veri e propri piani di lavoro per le istituzioni, per le forze politiche. Partiamo innanzitutto da salute ed economia. Sappiamo che
Il tema delle conseguenze economiche del lockdown si è sempre posto sin dall'inizio e con l'avvicinarsi del passaggio alla fase 2 è diventato ancora più forte. Gli italiani su questo hanno avuto le idee però abbastanza chiare. Lungo tutta la fase 1 era nettamente maggioritaria la posizione di chi si preoccupava soprattutto per l'aspetto sanitario dell'emergenza. Le conseguenze economiche restavano sullo sfondo. Gradualmente, con l'avvicinarsi alla data del 4 maggio, questa prevalenza si è affievolita fino a capovolgersi, anche se non con la stessa intensità. Oggi una maggioranza più o meno stentata, a dire il vero, è invece favorevole, cioè è più sensibile al tema economico ed è favorevole quindi alla ripartenza e alla riapertura. Ovviamente nelle prossime settimane, in base a come i due temi si intrecceranno e come le riaperture influenzeranno l'andamento dei contagi, sicuramente sarà importante monitorare l'evoluzione dell'opinione pubblica. Libertà e controllo. Abbiamo detto che nella fase 1 le misure restrittive sono state accettate, sono state considerate efficaci, gli italiani hanno dichiarato di essere anche disposti a accettarne di più severe se necessario, ma nella fase 2 accetteremo l'ipotesi di essere tracciati, ad esempio attraverso l'app Immuni di cui si è parlato. Bene, su questo specifico tema abbiamo rilevato che da un lato la preoccupazione per la privacy o altre considerazioni di natura personale, dall'altro il timore, la scarsa dimestichezza di chi magari non è avvezzo alle tecnologie, agli smartphone, stanno, come dire, rappresentando due poli di opposizione a questa ipotesi. Attualmente, stretti tra queste due posizioni, ci sono circa un 50% di italiani che invece si dichiarano disposti a scaricare l'app e usarla e a far parte, diciamo, del meccanismo di tracciamento. Tuttavia, sappiamo che è una soglia che non è sufficiente, è una quota che non è sufficiente per arrivare alla fatidica soglia del 60%, sarà quindi probabilmente necessaria una campagna di comunicazione ben studiata ed efficace. Centro e periferia nella gestione della sanità pubblica. Qui gli italiani, diciamo un 60%, continua a pensare che sarebbe opportuna una qualche forma di cooperazione, non attecchisce molto l'idea di una sanità esclusivamente nazionale o esclusivamente regionale. La cooperazione tra i due livelli è vista come la soluzione, però quello che abbiamo registrato in questi mesi è uno slittamento a favore di un più forte coordinamento del governo nazionale. Cioè alle regioni andrebbe lasciata solamente un'autonomia di tipo amministrativo in via veramente residuale. Sanità regionale o statale, ma anche pubblico-privata. E in questo caso le nostre ricerche hanno registrato è che non c'è stato uno sconvolgimento molto forte delle opinioni pregresse degli italiani su questo tema, ma un'acquisizione di maggiore fiducia verso l'attore pubblico, cioè la fiducia nella sanità pubblica sta crescendo, sta diminuendo quella nella sanità privata. Quindi se da un lato il ruolo del governo centrale è importante, dall'altro l'altro pilastro è quello dell'attore pubblico e quindi sono questi due pilastri che vanno a rinforzare un po' l'idea del modello universalistico italiano basato appunto sulla sanità pubblica. E che rappresenta un rifugio per gli italiani. Lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. È molto forte la convinzione che sono già e saranno ancora di più in futuro i lavoratori autonomi, la categoria più colpita dalla crisi. Anche tra i lavoratori dipendenti, quelli più colpiti saranno sicuramente, nell'opinione degli italiani, i lavoratori dipendenti delle piccole aziende, mentre solo il 2% ritiene che i lavoratori dipendenti delle grandi aziende saranno la categoria più svantaggiata dai prossimi mesi di difficoltà economica. Infine, famiglie o imprese, da dove ripartire? Molto forte nell'opinione pubblica la convinzione che la ricetta per la ripartenza economica debba passare dal sostegno al reddito delle famiglie. Alimentarne, sostenerne i consumi, farebbe ripartire la domanda interna e quindi aiuterebbe la ripresa economica. È una posizione che sposa circa più della metà degli intervistati, mentre sono solamente 3 su 10 quelli che ritengono che si debba invece ripartire dalle imprese. Infine, andiamo rapidamente a vedere perché può essere utile monitorare lo scenario dell'opinione pubblica per appunto seguire al meglio l'evoluzione delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Qui abbiamo infatti descritto 6 fratture.
sei fratture su cui l'opinione pubblica italiana è stata interpellata dalle nostre ricerche in questi ultimi 2 mesi. Sono solo alcuni dei temi che abbiamo sondato, ma riteniamo possano essere degli spunti di riflessione importanti sul tema specifico di cui abbiamo parlato, cioè il rapporto tra cittadini e istituzioni. E in particolare il modo in cui le regole, i divieti, le soluzioni, gli incentivi, in generale le misure che verranno adottate nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, potranno essere più o meno efficaci o in sintonia con le priorità che vengono percepite dalla popolazione. L'idea di fondo è che, a prescindere dai, chiamiamoli, dettagli, la durata delle fasi, la singola misura che verrà approvata, in generale l'esperienza che stiamo vivendo, che abbiamo già vissuto, è veramente un'esperienza unica di portata storica e che cambierà il modello di società, il modello di democrazia a cui siamo abituati. E davvero niente pare che si dice spesso in queste settimane, niente sarà più come prima. E quindi è assolutamente importante prevedere questi cambiamenti, seguire l'evoluzione degli scenari dell'opinione pubblica, di come l'opinione pubblica reagirà ai cambiamenti che ancora si dovranno presentare. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito a continuare a seguire le ricerche, i monitoraggi Ipsos sul tema del coronavirus e vi saluto.